nostro pane si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Oltre 130.000 visitatori da maggio ad agosto hanno trascorso le loro ferie pernottando nelle varie strutture ricettive esistenti in città. Su tutti spicca ovviamente il camping Marinello, dall'alto delle sue 65.000 presenze raggiunte, e che rappresentano il fiore all'occhiello non solo del comprensorio battese, ma di quasi tutta la Sicilia. Ebbene, proprio da questa struttura, che investe anche l'adiacente riserva naturale orientata, parte il grido d'allarme per le condizioni anomale in cui versa l'esterno del camping, sul pericolo di un possibile incendio che ne distruggerebbe una delle più grandi risorse turistiche ed economiche della città, dato che la struttura è circondata da una fitta vegetazione regolare con un bosco molto fitto e selvatico, arbusti, alberi caratteristicamente poveri di foglie, spesso spinosi, che tra l'altro circondano la strada che porta ai famosi baghetti di Marinello. A tal proposito, dopo aver sentito nelle scorse settimane il grido d'allarme lanciato dal titolare Nanni Greco, adesso il sindaco Mauro Aquino chiediamo per sapere quali iniziative intende portare avanti presso gli organi competenti al fine di eliminare questo pericolo. Beh, intanto ci godiamo un risultato che è una conferma dell'attrattività e delle potenzialità del nostro territorio ed una conferma anche del buon lavoro che da anni l'amministrazione pubblica in sinergia insostituibile con gli operatori privati sta facendo. Gli indicatori ce lo dicevano già ad inizio stagione, lo abbiamo vissuto durante i mesi estivi, lo stiamo ancora vivendo in questo mese di settembre e sono convinto che quei numeri che lei, direttore, poc'anzi citava saranno migliorati e arrotondati in maniera consistente. È una conferma che ci spinge a continuare a lavorare con sempre maggiore slancio, con maggior convinzione, nella consapevolezza che quando si parla di turismo bisogna cominciare ad entrare nell'ordine di idee che è davvero una industria, la nostra industria, l'industria del turismo, che crea occupazione e ricchezza indotto. Un'altra conferma ci è data dal villaggio, dal camping Marinello, che da sempre, da decenni ormai è, come dire, il capofila delle presenze turistiche nel nostro territorio, che da solo realizza una importante percentuale delle presenze complessive, quindi va l'apprezzamento e il ringraziamento a quegli operatori turistici che da pionieri hanno attivato questa realtà molti anni fa, e si confermano ogni anno sulla, come dire, in trincea da questo punto di vista. Certo, c'è un problema più generale legato alla fruizione, conservazione della riserva dei laghetti naturali di Marinello. Io sono sempre stato convinto, e lo ribadisco, che la conservazione e la tutela non sia in antitesi, in contrapposizione con la garanzia della sicurezza non soltanto delle persone ma anche delle strutture. Per essere più chiari, sono convinto che lo scerbamento vada fatto regolarmente nel rispetto ovviamente della fauna e della flora, soprattutto autoctone. Ho sempre sollecitato la città metropolitana competente per la gestione della riserva naturale orientata dei laghetti di Marinello, continuerò a farlo con ancora più determinazione, se sarà necessario anche quale autorità di protezione civile. Il comune di Patti si sostituirà alla città metropolitana.
Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente.